Il campionato italiano rally con questa edizione ha spento la candelina del 60° compleanno. Traguardo sicuramente prestigioso, arricchito da un albo d'oro di grande spessore, con firme che a più riprese hanno riguardato piloti e anche vincitori di campionati del mondo della specialità. E così la stagione 2016 non poteva non partire sotto il segno dell'incertezza e della spettacolarità. A dire il vero, caratteristiche che spesso negli ultimi anni si sono materializzate, aumentando così il tasso di interesse e il numero degli appassionati. Un calendario con 8 appuntamenti previsti, come ormai nella tradizione, con gare in molti casi dalla lunga e prestigiosa storia. Così, partendo dalla classica apertura del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, fino all'ultimo appuntamento del rally Roma Capitale, la stagione ha vissuto sulla spettacolarità, l'incertezza e la professionalità dei protagonisti, non solo di vertice. Fin qui 7 appuntamenti consumati, 7 occasioni quasi equamente sprecate o sfruttate, secondo i punti di vista, tante recriminazioni di punti lasciati in giro durante l'anno, insomma un campionato vivo e bello. E 7 atti che paradossalmente è come se non fossero stati vissuti, sì, perché alla fine della fiera tutto, ma proprio tutto, si giocherà sulle strade del Rally Due Valli, 8° ed ultimo appuntamento della stagione. Gian Domenico Basso, in coppia con Lorenzo Granaia, la guida della Ford Fiesta R5 del team BRC, punti 80,75. Paolo Andreucci, alla sua destra Anna Andreussi, al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, punti 80,00. Umberto Scandola, navigato da Guido D'Amore con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, punti 74,50. Questi i magnifici 3 equipaggi che si giocheranno lo scudetto 2016 e chissà che non ci possa mettere lo zampino qualcun altro, magari togliendo punti vitali. Eppure al Ciocco, in casa del pluridecorato Paolo Andreucci, il pilota Peugeot aveva chiarito a tutti, ottenendo la prima doppietta dell'anno, che la fame di vittorie non era affatto sopita e del resto il successivo rally di Sanremo aveva confermato un vincente ed opportunista Andreucci, anche se quella sanremese era stata la gara di uno scatenato Umberto Scandola, nella circostanza vincitore in tappa 1 ma fuori in tappa 2 dopo aver staccato una ruota. Due primi appuntamenti che comunque avevano messo in luce anche altri piloti, peraltro già conosciuti, come Alessandro Perico e Simone Campedelli, ma soprattutto Gian Domenico Basso con 3 secondi posti su 4 manche. Anche lui ha ragione, pronto a sferrare il giusto attacco, avendo tutte le carte in regola per portare a casa l'importante titolo. La terza tappa dell'anno coincideva con un evento storico di livello mondiale, il centenario del Rally Targa Florio, dove erano in molti a sognare la prestigiosa vittoria che in tappa 1 sorrideva a Gian Domenico Basso dopo una spettacolare lotta sul filo del secondo con Paolo Andreucci. Il toscano, che in tappa 2 doveva invece piegarsi ad uno scatenato Andrea Nucita, ma che di fatto portava a casa la vittoria finale nella classifica combinata. Insomma, la firma sull'edizione numero 100 la metteva Paolo Andreucci. Grande soddisfazione per lui e Anna Andreussi. Per Basso e Scandola più ombre che luci. Dal prestigioso palcoscenico siciliano alla prima terra della stagione. Terra, dunque, Umberto Scandola, che non aveva altra scelta per rilanciarsi in campionato se non sfruttare al massimo la tappa sul fondo a lui più congeniale. Ed infatti non ce n'era per nessuno, così incassava una perentoria e chiara doppietta che produceva tanti punti e tanto morale. Da una terra all'altra arrivava quella altrettanto classica del Rally San Marino, dove in molti si attendevano una replica da parte del veronese di casa Skoda, ed invece in tappa 1 si rilanciava un determinato Gian Domenico Basso, che portava al successo la Ford Fiesta R5 della BRC. BRC che completava l'opera grazie alla conferma di un ottimo Simone Campedelli, che ormai aveva nelle mani la Fiesta alimentata a gas, utilizzata ad inizio stagione dal suo compagno di squadra Basso. Il Veneto si confermava anche in tappa 2, così ottenendo una importante doppietta. Nella circostanza, con un secondo posto, Scandola limitava i danni. Insomma, prima della sosta estiva, Andreucci, Scandola e Basso erano divisi da appena 2,75 punti. Consumata la pausa estiva, si tornava sull'asfalto, quello bello ed impegnativo del rally delle Friuli Venezia Giulia, gara da sempre ambita, diventata ancora più cruciale in chiave campionato assoluto. Pronostico incerto, ed invece dal cilindro magico usciva una chiara e netta doppietta, ancora ad appannaggio di uno scatenato Gian Domenico Basso, che così metteva la freccia e superava in classifica generale Paolo Andreucci, che in ogni caso, come al solito, si difendeva da leone e portava a casa podio e punti.
Anche Umberto Scandola portava a casa qualcosa che in questo campionato voleva dire molto, considerati i distacchi davvero minimi. Fra gli altri, sempre una nota di merito per il talentuoso Simone Campedelli, che iniziava a conoscere bene la strada per il podio. Ormai la tensione saliva altissima e del resto non poteva essere altrimenti con solo due tappe al termine, tappe che lo scorso anno conquistò Umberto Scandola. Il veronese, consapevole di avere un solo jolly a disposizione, così come alla vigilia della terra dell'Adriatico, non falliva l'obiettivo e centrava una vittoria finale dopo aver ingaggiato una furiosa lotta con Paolo Andreucci in tappa 1, persa per solo mezzo secondo a vantaggio del toscano di casa Peugeot, ma andando a vincere tappa 2 e portando a casa tanti punti utili per il rush finale. Nella circostanza in molti lamentavano problemi, come ad esempio quelli patiti da basso nella prova speciale di Bellegra, motore spento per 20 secondi e gara compromessa. Insomma, una cavalcata bella ed emozionante che ha portato tutti i protagonisti alla vigilia della gara veronese praticamente con le stesse chance di vittoria finale. Una super finalissima da dentro o fuori e, seppur sembri banale, mai come quest'anno, per motivi diversi tra loro, il campionato 2016 andrebbe diviso per tre, anche se giustamente nessuno dei tre protagonisti alla vigilia sarebbe d'accordo. E allora prepariamoci a vivere una splendida avventura sportiva, nobilitata dalla presenza di equipaggi e squadre di altissimo profilo. Grazie a loro, e non solo a loro, è aumentato nettamente il pubblico al seguito dei rally, che speriamo rivedere entusiasta e composto nelle gran finale veronese. In ogni caso, se tutto questo non bastasse, il Rally Due Valli rappresenterà anche l'ultimo appello per assegnare altri due importantissimi titoli italiani: il tricolore due ruote motrici e quello junior. Nel campionato italiano due ruote motrici si presentano ai nastri di partenza due ottimi equipaggi: Ivan Ferrarotti, in coppia con Massimo Bizzocchi, al volante della Renault Clio R3C del team Gima, e Luca Panzani, alle note Sara Baldacci, con il toscano che nella stagione ha utilizzato sia una Renault Clio R3 che una Citroën DSR3. Il perfetto equilibrio tra i due reggeva nelle gare di apertura al Ciocco e Sanremo, dove nelle quattro tappe disputate arrivavano due vittorie per parte. Già però nel centenario della Targa Florio il reggiano centrava una perentoria doppietta, impreziosita dal maggiore coefficiente. Botta terribile per il toscano Panzani, che però si risollevava subito, a sua volta andando a cogliere una preziosa doppietta sulla terra dell'Adriatico e dunque rilanciandosi in campionato. Panzani proseguiva il feeling con la terra, che nel frattempo era diventata quella del Rally San Marino. Ancora una vittoria di tappa, con l'altra vittoria d'appannaggio di Giuseppe Testa, in gara con la Peugeot 208 di Peugeot Italia, ma con la R2, dunque meno prestazionale delle R3. Ivan Ferrarotti, nella circostanza, otteneva un doppio secondo posto, utile per rimanere in testa al campionato. Così il rally del Friuli Venezia Giulia si rivelava importantissimo per eventualmente rilanciare le speranze di Luca Panzani. In terra friulana la battaglia tra i due si faceva durissima e alla fine arrivava una vittoria ciascuno, ma con il vantaggio di un secondo posto per il toscano contro un ritiro per il reggiano. Risultato: gran finale anche per loro e per un tricolore assolutamente importante da conquistare. Nell'altro campionato aperto, tanto per non farci mancare proprio nulla, la lotta riguardava l'equipaggio Giuseppe Testa, alle note Daniele Mangiarotti, alla guida della Peugeot 208 R2 di Peugeot Italia, e Marco Pollara, navigato da Giuseppe Princiotto, al volante della Peugeot 208 R2 del Power Car Team. A dire il vero, l'apertura del Rally del Ciocco aveva regalato un'altra storia, ovvero la doppietta di Giorgio Bernardi con la Peugeot 208 del team Gliese, ma già dal successivo Sanremo Testa e Pollara si dividevano il bottino, con soprattutto la sorpresa del debuttante siciliano, che senza complessi di inferiorità dimostrava subito grandi numeri e personalità. Giuseppe Testa era avvertito: la stagione non si sarebbe rivelata una cavalcata solitaria. Ed infatti nel successivo prestigioso appuntamento del centenario della Targa Florio, tra il molisano ed il siciliano usciva fuori ancora una volta un pareggio, una vittoria ciascuno. La quarta tappa riguardava la terra dell'Adriatico, dove il giovane di casa Peugeot otteneva una importante doppietta ed effettuava il sorpasso, visto che il siciliano nella circostanza finiva fuori strada. La terra del San Marino confermava invece la forza delle Teramano Testa, ma era di nuovo molto competitivo Pollara, che manteneva aperta la partita del tricolore junior. L'ultimo appuntamento, di nuovo sull'asfalto, quello di Roma Capitale, vedeva Testa e Pollara dividersi ancora una volta le vittorie.
Dunque la sentenza, come per gli altri campionati, arriverà sulle selettive e difficili prove speciali veronesi, dove, a dirla tutta, sarà segnato anche un altro titolo italiano certamente non secondario, quello costruttori, tra Ford e Peugeot. Sì, certamente Verona sarà terra di conquiste.